Ancora per le fonti, buongiorno Borsa, tutti gli approfondimenti del caso, soprattutto legati alla notizia principale di queste ore, ossia Mario Draghi convocato al Quirinale per cercare di risolvere la crisi di governo, una crisi che si respira già da un po', naturalmente aggravata dalla crisi pandemica del coronavirus e aggravata. Questo io ce lo metto dopo, ma sapete che è fondamentale dalla crisi economica proprio a causa delle restrizioni del coronavirus. Peraltro crisi economica che si sta facendo sentire con gli ultimi dati recenti che sono stati pubblicati sul PIL in calo, anche se rispetto alle previsioni un po' meno, ma insomma sono numeri che fanno rabbrividire, numeri legati alla perdita dei posti di lavoro, numeri che ancora oggi ci dipingono uno scenario sicuramente fortemente negativo. Parleremo di tutto questo in questa parte di diretta, però partiremo dalle attese, dalle aspettative sia del mercato ma anche del popolo, dell'Italia, appunto rispetto alla convocazione di Draghi al Quirinale. Ci si sta dividendo in due. La nostra domanda che possiamo mettere anche in sovrimpressione, che ha già scatenato un po' le vostre reazioni, tra poco andremo a leggere i messaggi, è la seguente, cioè che cosa sostanzialmente preferite, il voto, cioè tornare a un governo, anzi continuare con un governo politico, oppure, come ha detto Mattarella, affidarsi a un governo di unità nazionale, a un governo di alto profilo istituzionale che possa risolvere nell'immediato le problematiche principali senza perdere tempo. Questo è un po' parafrasando il discorso che ha fatto ieri il capo dello Stato Mattarella. Intanto io saluto con molto piacere Guido Guidesi, assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia, già deputato della Repubblica. Guidesi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Ovviamente con l'assessore Guidesi faremo anche un po' la conta dei danni che Regione Lombardia ha subito per gli effetti del coronavirus, però insomma, assessore, chiaramente non possiamo non partire dalla notizia della giornata. Draghi convocato al Quirinale, in realtà è sintomo questa convocazione di una crisi politica che credo, però lo chiedo a lei, si respira già da un bel po'. Intanto quali sono le reazioni che subito l'hanno accompagnata, cioè lei in prima persona dopo questa notizia, dopo il fallimento, come dire, delle consultazioni di Roberto Fico? Beh, devo dirle che la caratura del professor Draghi è indiscutibile, per cui c'è stima nostra nei suoi confronti, ma detto questo il paese è sostanzialmente ingessato da troppo tempo con un decisionismo che va avanti oramai da un anno e mezzo. Abbiamo fermi tutti i cantieri delle infrastrutture, bloccati nonostante ci siano le risorse, mancano circa 200 decreti attuativi di provvedimenti passati in Parlamento 7 mesi fa che non sono stati attuati, e lì ci sono anche tante risorse economiche per le imprese, dalla capitalizzazione della piccola e media impresa al credito d'imposta per le fiere. Abbiamo un paese che è completamente ingessato, con degli errori clamorosi rispetto sia all'approvvigionamento sanitario, sia alla gestione pandemica, sia al piano vaccini, e con il risultato dal punto di vista economico che ci porta ad essere notevolmente preoccupati rispetto anche al fatto che a breve scadrà il blocco dei licenziamenti, e l'unica misura di politica attiva e innovativa è stato un emendamento sul contratto di espansione approvato in legge di bilancio, tra l'altro proposto da noi, per cui siamo di fronte ad una situazione dove l'eredità, qualsiasi governo ci sia, che assume un'eredità molto pesante di cose in sospese, di tanto indecisionismo, per cui abbiamo bisogno di un governo che fa le cose. Noi ci siamo posti in attesa e con grande equilibrio, nel senso che noi non diamo un giudizio sulle persone che arrivano e sulla persona di Draghi, al di là della stima che è nota. Noi diciamo ci sono delle cose da fare, urgenti, vanno fatte, le infrastrutture, la questione economica rispetto al decreto ristori, la questione della scuola che è diventata imbarazzante negli ultimi mesi rispetto alle decisioni del ministro Azzolina, per cui ci diciamo sciogliamo queste riserve, prendiamo delle decisioni immediate, poi ci confronteremo in base al programma che ci verrà proposto. Noi alcune idee le abbiamo, per esempio pensiamo che per accelerare la ripresa economica serva un piano di detassazione forte. Su questo ci siamo confrontati purtroppo solo una volta
con il governo uscente, vorremmo confrontarci adesso e vorremmo sapere se Mario Draghi la pensa come noi. Ecco, poi torniamo anche su, come dire, lei mi ha già detto cosa vorreste fare in questo momento, cioè capire come si può collaborare proprio con il governo. Intanto vi chiedo, forse c'è un ritorno nel mio auricolare perché stiamo cambiando modalità di audio, dovete chiudere l'audio di Skype per favore o del computer, scusate, non di Skype, sennò è difficile parlare. Mi rivolgo all'assessore Guidesi per favore. Dicevo, quindi capire esattamente qual è la posizione del centrodestra, perché in queste ore si parla di un centrodestra un po' spaccato rispetto all'ipotesi Draghi, però tra poco ci torniamo. Vorrei leggere qualche messaggio, allora tolgo l'auricolare perché altrimenti non riesco a sentire. Stanno scrivendo tanti messaggi i nostri amici. Allora, considerando che Draghi, questo è il messaggio di Antonio, è l'uomo dei mercati con una posizione forte sull'euro, cosa possiamo aspettarci dall'euro-dollaro negli scenari futuri? Poi questo lo vedremo con i nostri analisti. Roberto scrive: io in tutto questo leggo una bella e sconsiderata patrimoniale a breve, ci mancava un governo tecnico per affossare i risparmiatori. Monti docet, e qui scattano i collegamenti con l'ex governo tecnico Monti, chi sostiene, è per questo che l'Italia si spacca in due, che un governo tecnico porti solo sciagure. Marco invece scrive, vedete le opinioni diverse, buongiorno Borsa, viva Draghi, spread a 100 punti base, lo spread che è calato in modo considerevole, FTSE MIB che vola, certo in questo momento l'indice principale italiano sta volando, incrociamo le dita, e poi ma il centrodestra deve dare fiducia a Draghi, speriamo finalmente Italia dei migliori. Leggo ancora un paio di messaggi e poi do la parola ancora all'assessore Guidesi. Il governo tecnico, scrive Antonio, è da lacrime e sangue. Poi Johnny, assolutamente io voto per il governo politico, di governi tecnici ne abbiamo già visti, abbiamo già pianto abbastanza. Andiamo al voto subito e governo e che ci sia un governo con gli attributi a traghettarci verso questa tempesta piena di problemi. E ancora Vito, voto, parola al popolo. Allora, assessore, ha visto per ora il nostro pubblico si divide però con una maggioranza decisiva per il ritorno al voto. Cioè il governo tecnico fa paura, perché ci colleghiamo con la mente all'era di Monti, è così, Guidesi? Commessi dal governo Monti non debbano ripetersi. No, bisogna, esatto, ma adesso lo risolviamo, non si preoccupi, bisogna togliere forse l'audio del PC, altrimenti non riusciamo a sentirla, vediamo se ce la facciamo. Mi Proprio. sentite? Sì, prego, prego, eccoci. Allora, dicevo che i clamorosi errori commessi dal governo Monte, che hanno causato dal punto di vista sociale una situazione veramente devastante, che ci ricordiamo tutti, fanno parte evidentemente del confronto che noi vogliamo avere col professor Draghi. Cioè noi diciamo tra l'annullamento di quota 100 e invece la conferma di quota 100, cosa pensa il futuro Premier? Se la pensa come noi è evidente che noi sosterremo la proroga di quota 100, se non la pensa come noi è evidente che noi ostacoleremo il fatto che venga cambiata quella norma rispetto alle pensioni. Oppure c'è l'ipotesi di una patrimoniale con un indirizzo specifico in alcuni documenti dell'Europa che viene tradotto come la revisione del catasto. Noi è evidente che su quella non siamo d'accordo e combatteremo. Però bisogna capire innanzitutto cosa ne pensa Draghi e qual è il suo programma. Noi porteremo le nostre proposte. Dall'altra parte voglio chiarire un punto. Noi siamo stati chiari fin dall'inizio rispetto alle consultazioni che abbiamo avuto con il Presidente della Repubblica. Noi pensiamo che il valore principale di una democrazia compiuta sia dare la parola ai cittadini. Per cui noi pensiamo che la soluzione migliore rispetto a questa crisi siano le elezioni. Detto questo, ci sono delle cose urgenti da fare? Sì, il decreto ristori, la liberalizzazione dei cantieri, eccetera, eccetera. Tutte cose che noi conosciamo e ne siamo assolutamente consapevoli. Quanto serve per fare queste cose? 2 mesi. Bene, servono 2 mesi. Noi sosteniamo le cose urgenti da fare per i cittadini.
poi andiamo al voto se non ci sono le condizioni per fare le cose che secondo noi sono utili alle imprese, ai lavoratori e ai cittadini. Ecco, quello che dicevamo poco fa, poi ci sono altri messaggi, giustamente i nostri amici insomma, si stanno anche scatenando, una giornata importante, poi possiamo mettere in sovrimpressione anche il numero di WhatsApp. Io prima perché le ho detto che qualcuno sostiene che il centrodestra sia meno compatto? Perché anche io personalmente ieri stavo seguendo tutta la vicenda e ho letto subito in un flash d'agenzia un commento di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, e recitava più o meno così: pronti alla collaborazione, insomma, dopo la notizia, no, della convocazione di Draghi al Quirinale. In realtà Giorgia Meloni quindi sembrava quasi che avesse messo un po' da parte il condizio sine qua non di andare al voto, cioè di dare la voce al popolo. Insomma, il diktat, non mi piace usare la parola diktat, però insomma la posizione netta. Invece in realtà ha corretto un po' il tiro, cioè ha spiegato che cosa intende Giorgia Meloni, ha detto no, io sono per il voto, quindi bisogna dare la parola al popolo, ovviamente con tutta la collaborazione possibile e immaginabile, un po' quello che sta dicendo lei, no, Guidesi. Quindi il centrodestra è compatto, non ha avuto incrinature, diciamo, nelle ultime ore. No, ma la pensiamo tutti allo stesso modo. Guardi, noi, le ripeto, non pensiamo che arriverà un governo che farà le stesse cose che ha fatto il governo Monti, perché sarebbe ovviamente una tragedia per il paese e per i cittadini, dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale. Vista anche quella tragica, dal mio punto di vista, esperienza e anche surreale per certi versi, visto il distacco dalla realtà che ha avuto quel governo con la situazione e con l'economia reale del paese. Detto questo, noi siamo disponibili al confronto, diamo priorità a due cose. La prima è fare le cose rimaste in sospeso da questo governo che sono urgenti, per cui gli indennizzi alle nostre imprese, per cui la liberalizzazione dei cantieri, per cui altre cose che sono urgenti. Poi pensiamo che la soluzione migliore per risolvere una crisi dal punto di vista politico siano le elezioni. Votano in tanti, hanno votato in Portogallo, votano in altri paesi d'Europa, possiamo votare in sicurezza e possiamo votare tranquillamente entro l'estate. Io credo che si possa fare, se no Ah, sì. vederemo la Costituzione. Ma guardi, io sono d'accordo con lei che ci mancherebbe come votano altri paesi, la stessa cosa può venire anche in Italia. Diciamo che ho meno speranze su, ma credo che sia d'accordo anche lei, Guidesi, su quella che è la lentezza proprio, soprattutto burocratica dell'Italia, sa, no? Dove magari in altri paesi i procedimenti sono più snelli e quindi di conseguenza le cose vengono fatte in modo più veloce. In Italia, insomma, spesso, ecco, ci inceppiamo proprio in cose che potrebbero essere bypassate velocemente. Quindi forse è quello il timore, non tanto sulla possibilità o meno di fare le elezioni. Su questo aggiungo anche un commento di Andrea. Questo è significativo, l'ho detto anch'io in apertura con lei, ho detto forse la crisi politica non è nata adesso, ma c'è da un po', ma non crisi politica di governo, proprio di politica. Andrea scrive: ieri sera è morta la politica, abbiamo un Parlamento di incapaci, io leggo in modo letterale proprio quello che scrivono, e la chiamata di Draghi ne è il risultato. Un po' di delusione suscita anche il comportamento di Draghi se accetta di andare a interloquire con i nostri personaggi politici. Spero non accetti l'incarico. Beh, è un po' un cane che si morde la coda, quest'ultima parte, però ci possiamo anche arrivare e commentare. Insomma, è morta la politica, dice Andrea. No, la politica fa parte delle comunità, fa parte della vita delle nostre comunità e fa parte della rappresentanza in una democrazia dei cittadini che scelgono in base al voto. Io credo che la politica, soprattutto ultimamente, abbia dato un'immagine brutta, a volte imbarazzante, mi riferisco soprattutto agli ultimi 15 giorni. Alla fine è stata aperta una crisi politica rispetto ad una maggioranza che è stata composta un anno e mezzo fa con un unico motivo e per un unico motivo, quello di evitare le elezioni, perché se no avrebbe vinto Salvini e avrebbe vinto la Lega. E questa è stata la motivazione ufficiale che ha posto Matteo Renzi quando a suo tempo indicò la strada di una maggioranza diversa con lo stesso Presidente del Consiglio. Ci siamo trovati di fronte a un Presidente del Consiglio che con noi
firmato i decreti di sicurezza proposti da Salvini e con il Partito Democratico li ha cancellati ponendo sempre la sua firma, come se Giuseppe Conte fosse, avesse due anime, fossero sostanzialmente due persone. Quella scelta, la scelta di un anno e mezzo fa, è stata sbagliata perché è stata fatta dando priorità alla tenuta del potere, alla tenuta delle poltrone. Ed è la stessa cosa che si è tentato di fare negli ultimi 15 giorni, dando un'immagine completamente sbagliata. Noi, quando ci siamo accorti di non poter più essere in grado di andare avanti nel conseguire i risultati del programma elettorale che avevamo presentato ai nostri elettori nel 2018, abbiamo mollato il governo, abbiamo rinunciato alle poltrone, abbiamo chiesto a gran voce le elezioni. Facciamo la stessa cosa oggi, rendendoci conto del periodo diverso, delle emergenze che vanno affrontate. Allora diciamo, affrontiamo le emergenze, ma poi c'è la soluzione migliore. Lo ripeto, in una democrazia compiuta è quella di far scegliere i cittadini. Ok, allora leggo ancora qualche messaggio, poi le faccio un'altra domanda che ci riporta invece su bilanci appunto economici a causa del Covid. Allora, Roberto mi richiama un po' l'attenzione, ma ci richiama insieme. Manuela, si fa presto a dire al voto. Ricordo che 7 giorni fa si è votato in Portogallo con un'affluenza del 39%. Cosa si capisce in ciò? Disinteresse del popolo verso la politica, è chiaro. Un altro messaggio: Draghi tutta la vita, la politica italiana è egoisticamente incorreggibile, non in grado di mettere da parte gli egoismi personali o partitici per il benessere di tutto il paese. Un altro amico invece scrive: voto subito. Va bene, e poi vabbè, chi dice andando al voto slittano anche tutti gli impegni che abbiamo preso con l'Europa, eccetera, eccetera, la fiducia nella politica sta a zero, ora meglio un governo tecnico. Ecco, chi proprio arretra, no, di fronte all'ipotesi di un governo tecnico, chi invece in questo momento non ha più fiducia della politica e preferisce un tecnico. Allora, se vuole aggiungere qualcosa, Guidesi ovviamente ne ha facoltà, però poi buttiamoci sul bilancio di 3 lockdown che ci siamo lasciati alle spalle, che ancora non è in qualche modo definitivo perché le restrizioni ci sono ancora a causa del coronavirus. Che cosa ha significato per Regione Lombardia? Ricordiamo che lei è subentrato in regione con il rimpasto di giunta, quando ovviamente sono cambiati dei nomi di alcuni assessorati cruciali come quello dello sviluppo economico. Quindi le chiedo che situazione si è trovato, lei ha lasciato il Parlamento per questo, ha fatto una scelta ovviamente politica e istituzionale ben precisa. Cosa ha trovato in Regione Lombardia? Qual è lo scenario che Regione Lombardia ora ha di fronte a livello economico? È evidente che abbiamo trovato una situazione estremamente difficile che ha colpito prevalentemente il settore del terziario, per cui tutte quelle attività che lavoravano a stretto contatto con i consumatori, con il pubblico. Le restrizioni, dal mio punto di vista, in alcuni casi sono state sbagliate ed esagerate, perché la prevenzione sanitaria deve andare di pari passo con la tutela del lavoro. In questo, secondo me, in alcuni casi il governo ha sbagliato. Le faccio un esempio su tutti: per i ristoranti era stato stilato un anno fa un protocollo sanitario che permetteva a queste attività di poter lavorare e tenere aperto, nonostante dovessero rinunciare a circa il 50% dell'indotto, perché i tavoli da 10 coperti diventavano 5 coperti. Ecco, quel protocollo sanitario è stato messo nel cassetto, ma lo ha fatto il Ministero della Sanità, lo ha fatto l'Istituto Superiore della Sanità, per cui non si capisce per quale motivo non lo possiamo riprendere in mano, consentendo sempre a questa attività di lavorare e di poter lavorare in sicurezza. È evidente che ci sono stati degli errori clamorosi rispetto all'affollamento sul trasporto pubblico locale, rispetto alla riapertura delle scuole, rispetto anche alla seconda ondata, e tutte considerazioni che sappiamo. Allora, noi dobbiamo partire da due filoni sostanzialmente di lavoro. Il primo è quello di cercare di salvaguardare il più possibile il tessuto economico lombardo, e con questo Regione Lombardia ha fatto operazioni di indennizzo, tra l'altro utilizzando un metodo estremamente diverso rispetto a quello del governo, e hanno funzionato di più, sono stati più immediati, sono stati più veloci da ricevere.
faremo altre operazioni di questo tipo cercando di aiutare le categorie più colpite. È evidente che però noi ci troviamo di fronte, e lo ripeto, a questioni rimaste in sospeso a livello nazionale. Parlo dell'ultimo decreto ristori, parlo dei decreti attuativi rispetto a ciò che dicevamo prima, parlo della cassa integrazione che incredibilmente arriva in ritardo di mesi e mesi e mesi e a volte addirittura per alcuni errori non arriva ed è una situazione paradossale rispetto a questo. Dall'altra parte l'altro pilone è quello del rilancio economico. È evidente che però la velocità di ripresa economica del nostro tessuto va di pari passo con la capacità di vaccinazione che avremo dei nostri cittadini e questo dipende dalla dotazione che ci verrà data a livello nazionale e i risultati fin qua sono stati pessimi. Speriamo che il cambio anche del commissario Arcuri ci consenta di lavorare meglio. Noi stiamo mettendo a disposizione con l'assessore Moratti tutta la rete che possiamo mettere a disposizione per cercare di velocizzare il più possibile la capacità di vaccinazione. Ci darà una mano Guido Bertolaso come è noto, anche attraverso e soprattutto attraverso la sua grande esperienza. Poi dobbiamo essere in grado, e questo spetta a me, il lavoro che sto facendo, di mettere a disposizione degli strumenti snelli che accompagnino le imprese rispetto alle idee che hanno gli imprenditori. Noi non ci vogliamo sostituire gli imprenditori, ma vogliamo essere loro alleati perché sostenere l'impresa vuol dire sostenere il lavoro. E io credo che anche dal punto di vista culturale questo atteggiamento sia un atteggiamento estremamente diverso rispetto al governo uscente che invece ha utilizzato, dal mio punto di vista, astio e inimicizia nei confronti del mondo produttivo. Io sono convinto che la sfida della ripresa economica in Lombardia la possiamo vincere perché la basiamo su un grande valore aggiunto che è quello della squadra tra l'ingegno dei nostri imprenditori e la laboriosità e la qualità del lavoro dei lombardi. A questo vogliamo aggiungere gli strumenti di Regione Lombardia. Se in questa squadra 3 riusciremo a fare alcune cose, io credo che saremo ancora il motore dell'Italia e anche dell'Europa. Allora, io infatti volevo dare anche qualche numero che arriva da Confcommercio Lombardia. Il bilancio di tre lockdown è stimato in più di 13 miliardi bruciati. Guardate, sono cifre, ecco, è stata definita una catastrofe, sono cifre veramente enormi. Ovviamente molto colpito il settore del terziario che ha perso 12 miliardi con i primi due lockdown e la stima di 1,2 miliardi con il terzo è solo prudenziale. Le imprese affrontano, ovviamente qui si è parlato delle chiusure a cui sono state sottoposte prima, adesso siamo come Lombardia in zona gialla, quindi chiaramente ci saranno altri bilanci evidentemente con tutte le difficoltà del caso, però tantissime aziende già prostrate dal 2020, settore dell'abbigliamento in particolare che faceva affidamento sui saldi, anche questa è una questione che abbiamo evidenziato più volte, per rientrare delle perdite invece. Diciamo che anche a fine gennaio gli incassi sono stati molto, molto, insomma, pochi, cioè piccoli, non ci sono state delle entrate enormi. Guardi, assessore, io direi di fare una cosa. Visto che lei è subentrato con il rimpasto di giunta in Regione Lombardia e visto che adesso dobbiamo pensare, come ha detto giustamente lei, al rilancio dell'economia e alla crescita, alla rinascita, sperando che poi anche il resto venga sistemato a partire proprio dalla crisi di governo, se lei è d'accordo, o in studio o collegato, da adesso in avanti ci teniamo in contatto e, come dire, vista anche questa sensazione di non fiducia che aumenta sempre di più nei confronti della politica, cerchiamo di aggiornare costantemente sulle questioni che vengono portate avanti e si spera anche risolte, se lei è d'accordo. Ma guardi, assolutamente sì, ben volentieri. Noi stiamo lavorando per mettere in campo strumenti che riguarderanno il credito innanzitutto, poi le filiere, poi dopo le start-up, perché io vorrei che i giovani che hanno un'idea considerassero la Lombardia la loro casa per poter dar vita all'idea che hanno in testa. Per cui ci sono una serie di cose su cui stiamo lavorando e ben volentieri vengo da lei a presentarle. Perfetto, grazie a Guido Guidesi, assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia e già deputato, con cui abbiamo anche fatto un bel
una bella discussione su quello che accadrà oggi dopo le 12, dopo il dialogo tra Draghi e Mattarella. Buona giornata e a presto. Grazie, buona giornata a tutti voi e grazie per l'ospitalità. Grazie a lei per essere stato con noi. Tra poco, dopo la pubblicità, torniamo con una nuova puntata di Market Star. Naturalmente partiremo proprio dalla crisi di governo.